cammino, una vita di musica come ascoltatore, poi una vita di musica anche come musicista. Ho detto, ho la fortuna a questa età, a questo punto della mia vita, di avere la possibilità di metterli insieme. Allora mi sono inventato questa cosa, Vino Veritas, dove porto le cose che mi appartengono di più, le mie vere passioni nella vita, nel palco del teatro. Per quello che riguarda il mondo dello spettacolo, la sfida ancora con Masterchef, oltretutto un Masterchef che vedrà una donna per una volta, come... Siamo contenti di avere la donna, basta tutti questi maschi. Comunque tutti sanno che le donne sono le cocche più brave, tutti questi chef stellati che attirano non c'entra un cazzo, le donne sono le vere cuoche italiane, la cucina meglio si trova nelle case delle donne in Italia e le donne ce l'hanno sopra i maschi 10 volte nella cucina. Io sono cresciuto da donne, nonna, sorella, e io ci credo nel woman power. Per quanto riguarda invece i tuoi progetti, il mondo del vino è sempre più forte e il tuo impegno in Italia è sempre maggiore, cioè ti stai reinnamorando? Metà, più di metà non posso fare perché sono americano, devo stare in America, mi piace troppo, vieni a vivere qua, un bel paese, mi piace, mi hanno ospitato, l'Italia è stata molto carina con me, ma devo tornare in America perché non so se non sto male. Hai un sogno nel cassetto a livello di passione che vorresti realizzare che non sei riuscito? Questo è il sogno nel cassetto, questo può diventare anche un pezzo di teatro molto più importante, molto più elaborato, allora vediamo dove va. Al pubblico cosa dici? Perché dovrebbero venire a vedere questo show? Perché sicuramente tra gli aspetti di degustazione di vino, racconti divertenti, speriamo canzone fatte bene, questa nuova idea di coinvolgere il pubblico nei social è una forma vincente alla fine, secondo me, fatto bene. Tutte le cose si devono farle bene, però. Bocca al lupo. Grazie.